ma no, certo che conta, che ce ne frega noi questo... di quello che succede nel Minnesota. No, allora, questo, bello, Floyd, questo Floyd è gravissimo quello che è successo, per carità, lo sto seguendo, eccetera, ci sono ribellioni ovunque, però ragazzi bisogna anche 8 dire 8 minuti questo... di agonia, sì. 8 minuti di agonia, però quando i poliziotti vengono assaliti 8 da... minuti di televisione naturalmente ci sono i filmati, sì, Freccero, è vero, c'è il film. Lei è venuto, prima, si è quasi masturbato davanti a questa roba qua. Naturalmente la prima cosa che dico quando c'è una tragedia, naturalmente, è c'è il filmato, naturalmente c'è l'immagine. Cioè non si preoccupa di quello che è successo, naturalmente, no. Dai, preoccuparsi, io devo fare la televisione, naturalmente, dai. Ma preoccuparmi, qui si preoccuperanno i medici, i dottori, naturalmente. Io faccio un altro mestiere che è la televisione, naturalmente. Allora, questi 8 minuti come li ha visti? Eccezionali, solo in America può succedere. Da trasmettere, naturalmente. Un dramma, naturalmente, un dramma enorme, naturalmente. Sì, vabbè, ma ci sono delle immagini, ma ci sono delle immagini. Ma ci sono le immagini. E allora? E allora? Beh, facciamo la televisione, quello che facciamo sempre. Ce lei manderebbe in prime time. Manderebbe in prime time su Rai 1. Volte, naturalmente, un grande dibattito, tutta la gente intorno che discute, lo mandiamo, lo rimandiamo, lo facciamo rivedere. Anzi, prima si fa tutto. Piccoli frame. No, prima si deve chiedere, naturalmente, lo volete vedere o non lo volete vedere. Quello, naturalmente, crea quella giusta tensione. Naturalmente, sì, poi il risultato è scontato. Pubblico. Naturalmente, il risultato naturalmente si deve vedere. Naturalmente, si chiama televisione. Naturalmente, non siamo mica Montalbano. Da, e poi i frame, naturalmente, parola per parola. La scaletta, ho già scritto naturalmente la scaletta. Prima mezz'ora viene discusso con un'immagine un po' sfocata se far vedere naturalmente o non far vedere. Il risultato è scontato, l'80% del pubblico dice vedere, certo. E quindi a quel punto si fa vedere, ma a pezzi, naturalmente. Prima pezzettino, poi l'altro. L'agonia di Floyd. Naturalmente, è un dramma terribile, naturalmente. Però noi stiamo parlando di televisione, naturalmente. Il cinismo televisivo. Naturalmente, sì, è vero, è vero, è vero.